La lotteria dei rigori premia il Pineto che batte la Vastese nel derby di Coppa per 4-2 con rigore decisivo di Capitan Pepe e si aggiudica il passaggio al secondo turno del prossimo 25 settembre. Non bastano 90 minuti alle due squadre per superarsi, al termine dei quali il risultato resta fisso sullo 0-0. Approcciano bene la gara i locali, schierati da Epifani con un 4-2-3-1, con Sarrizzu e Alessandro tra i più vivaci. L'esterno sardo semina il panico sulla sinistra e al decimo mette l'italo-argentino in occasione di calciare, costringendo Bardini alla deviazione in corner. Due minuti più tardi ancora Alessandro in diagonale, centra in pieno la traversa. La risposta della Vastese, schierata da Marco Amelia con il 3-5-2, è affidata alla vivacità di Perrocchi che al 20° entra in area, va alla conclusione, ma trova la deviazione in corner di un buon Stefano Amadio. Cresce la Vastese con il passare dei minuti e nel finale di primo tempo Alonzi mette in apprensione la retroguardia biancazzurra. Le due squadre risentono dei pesanti carichi della preparazione e non sono così brillanti. Nella ripresa al 10° buono spunto di Marini per la conclusione al volo di Sarrizzu. Buona l'intenzione, ma è fuori lo specchio. Nella Vastese è invece ancora Perrocchi a creare i pericoli maggiori, ma il suo diagonale al 14° termina di poco al lato, mentre al 32° è Sciba, entrato a rilevare Remo Amadio, a frapporsi con efficacia. Ma l'occasione più ghiotta dell'intero match è quella che capita sui piedi di Ciarcelluti al 40°, che raccoglie la corta respinta di Bardini su Della Quercia, ma da due passi spedisce incredibilmente al lato. La lotteria dei rigori si apre con la parata di Bardini su Bianciardi, poi per il Pineto vanno a segno Stefano Amadio, Pippi, Sarrizzu e Pepe. Non bastano alla Vastese invece i gol di Ansini e Pollace, decisivi gli errori dal dischetto di Perrocchi e Stivaletta. Al secondo turno accede così il Pineto, ma la Vastese esce comunque a testa altissima in attesa della prima di campionato domenica prossima, quando il Pineto riceverà in casa il Fiuggi, mentre la Vastese scenderà in campo nel derby contro il Chieti. Sono contento del passaggio del turno sicuramente, perché poi è sempre una cosa positiva per la testa. Oggi era una partita di avvicinamento al campionato, io la ritenevo tale, era l'ultima settimana dove si poteva lavorare un pochino di più. E infatti la squadra ha fatto i primi 20 minuti benissimo, poi siamo scesi di ritmo e ci siamo un pochettino allungati. Negli ultimi 20 minuti abbiamo fatto male, poi il secondo tempo, dopo i cambi, ci siamo rinfrescati un pochettino, la squadra ha ripreso a giocare. Gli ultimi 25 minuti credo che meritavamo ovviamente di segnare, però ripeto, è una partita che per me è avvicinamento, è ancora agosto, sono partite di agosto e quindi credo che dobbiamo andare a ritoccare cose che oggi ho visto che bisogna migliorare immediatamente. Purtroppo ai rigori si vince e si perde. È una lotteria, nel 2006 ci ricordiamo tutti, ci abbiamo vinto un mondiale, oggi purtroppo non è andata bene, peccato perché abbiamo fatto una buonissima gara, interpretata bene, strategicamente giusta, però ecco, di fronte avevamo comunque un ottimo Pineto, quindi usciamo dal campo con delle buone cose fatte, con dei buoni spunti, sapendo di poter migliorare, dobbiamo lavorare ancora. Manca una settimana all'inizio del campionato, anche se ci tenevamo ad andare avanti in Coppa Italia, però adesso dobbiamo tuffarci in quella che sarà una sfida importante, perché è la prima e è il derby con il Chieti.